Buongiorno ragazzi, oggi realizzerò un tutorial solo ed esclusivamente per voi qua nel mio studio. Avrete l'occasione di vedere come si realizza una galassia con l'utilizzo degli acquerelli. Seguitemi passo per passo. Allora, buongiorno ragazzi, siamo qua da casa per mostrarvi come si realizza un acquerello. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Prima di tutto, acquerelli. Un foglio in formato A3, possibilmente ruvido, matita e una serie di pennelli. Io ne ho anche qualcuno un po' più grande, che sono ancora più adatti per gli acquerelli. E poi ci servono delle forme. Una forma rotonda, possiamo usare un tappo, una un po' più grande, possiamo usare un rotolo di nastro da carta, e un phon, poi scoprirete il perché. Ok, questo è tutto, iniziamo. Allora ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare, come ben sapete, è creare una squadratura di circa 2-3 cm attorno al nostro foglio. Io la farò a mano libera, però voi se avete un righello potete anche tracciarla dritta, va bene? Utilizzeremo il nastro carta, per chi lo avesse, per riparare i nostri contorni. Ci serviranno soprattutto per evitare che l'acqua e il colore dell'acquerello vadano nei limiti della cornice, in maniera tale che il disegno diventi e rimanga bello incorniciato. Ok, una volta che abbiamo messo il nostro nastro adesivo, possiamo prendere una ciotola con dell'acqua. Allora ragazzi, per chi non avesse gli acquerelli, si possono utilizzare anche delle tempere, basta diluirle bene. Io qua ho messo tutti i colori freddi perché andremo a dipingere una fantastica galassia. Utilizzeremo un piatto per fare la forma qua in basso, non proprio per intero, della nostra luna. Ok. Poi utilizzeremo la forma rotonda del nostro nastro adesivo. Qua la posizioniamo in alto, esattamente a metà dello spazio, e tracceremo la linea esterna del nastro. Ok, bene. Detto ciò, possiamo cominciare a prendere uno dei pennelli più grandi che abbiamo. In questo caso io ho una piattina e utilizziamo l'acqua pulita, senza colore. Piano piano la spargiamo lungo il nostro foglio per fare in modo che il foglio cominci a assorbire il nostro colore. Cerchiamo di non invadere la parte circolare, che questa sarà la terra, e coloriamo solamente lo spazio esterno, va bene? Con l'acqua, quindi bisogna fare molta attenzione. Qua invece possiamo anche andare sopra il cerchio, in corrispondenza della luna, nella parte bassa, perché sembrerà un po' immersa nello spazio. Quindi avrà più o meno gli stessi colori. Incrociamo le pennellate per favorire l'acqua in ogni angolo del foglio. Perfetto, ci siamo. Adesso possiamo andare con il colore. Possiamo prendere un pennello più piccolo, come questo, oppure come questo. E utilizziamo
i nostri colori. Ci dobbiamo ricordare di diluirlo molto molto bene, perché noi lavoreremo con l'acqua colorata. Ci siamo? Cominciamo a mettere un po' di colore in maniera anche un po' irregolare sul foglio. Cominciamo da un celeste, da un azzurro non troppo scuro, e in alcune parti. Poi prendiamo un blu, un po' più intenso, lo diluiamo bene, immergiamo bene il nostro pennello e facciamo tutto il contorno del nostro cerchio. Possiamo liberamente colorare degli spazi. Possiamo anche scurire il colore, utilizzare un blu leggermente più scuro. Molto simile al viola. Ok, adesso abbiamo creato tutto lo sfondo, possiamo far asciugare per circa 10 minuti. Nelle zone dove ci sono parecchie pozzanghere di acqua, possiamo utilizzare una carta assorbente come questa e piano piano eliminarla. Ok, sono passati più o meno 10 minuti, possiamo prendere un blu scuro e cominciare a tracciare delle linee attorno alla nostra luna. Possiamo mischiare anche un po' di viola scuro. E tutta la parte bassa risulterà la zona più scura. Adesso possiamo col pennello creare alcune piccole parti con dei crateri che corrisponderanno ai crateri della Luna. Utilizziamo solamente la punta del pennello e immaginiamo di creare degli ovali di tutte le dimensioni. Bene, allora nella parte alta sopra lo spazio bianco che abbiamo lasciato in corrispondenza della terra possiamo utilizzare un colore un po' più scuro, magari un violetto, un po' più sul lilla, e creiamo uno spazio che crea del contrasto. Mi raccomando, ci vuole veramente tanta acqua, quindi il foglio a un certo punto comincerà ad arricciarsi
e quindi si formeranno delle piccole pozzanghere. Noi utilizziamo la carta assorbente per eliminare l'acqua in eccesso. Bene, possiamo adesso colorare la parte alta del pianeta. Utilizzando solo la punta del pennello. Anche utilizzando dei viola, dei verdi, comunque tonalità tutte fredde e abbastanza scure per fare la zona in ombra del pianeta. Dopo qualche minuto la carta comincerà a assorbire l'acqua, possiamo rimettere del colore scuro per creare i contorni sia della luna che del pianeta. Delle zone scure favoriranno, diciamo, il contrasto delle stelle che andremo a fare tra un po' con l'utilizzo del pennello senza avere lo stretto contatto con la superficie. Potremmo anche utilizzare un vecchio spazzolino da denti, immergere del bianco e spruzzare delicatamente senza sporcare lo spazio circostante. Ok, è venuto il momento di asciugare leggermente con il phon senza far muovere le pozzanghere d'acqua. Quindi prendiamo la carta assorbente, asciughiamo l'acqua in eccesso, dopodiché passiamo il phon a debita distanza, più o meno 40 cm di distanza. Ok, col pennello sottile faremo dei piccoli dettagli qua in corrispondenza della luna. Creiamo delle ombre. Dobbiamo cercare di immaginare che la luce arrivi dalla Terra verso la Luna e quindi si creano delle ombre solamente nella parte alta dei crateri. Usiamo sempre la carta assorbente per eliminare l'acqua in eccesso. E ricordiamoci, quando la parte esterna alla luna è asciutta, possiamo rifare il contorno sempre con una tonalità scura per marcare maggiormente il contrasto. La cosa importante è utilizzare sempre il pennello con tanta tanta acqua, altrimenti rimangono le strisciate del pennello. Ci possiamo divertire con le pozzanghere nel trasformarle in piccole, diciamo, piccoli giochi d'acqua che potrebbero sembrare delle microgalassie, ok?
utilizziamo sempre la punta del pennello per disegnare gli spazietti e le linee sottili. Nella parte in ombra della luna utilizzeremo un colore più scuro per disegnare tutti i contorni dei nostri crateri. Nella parte in alto, che è la parte più illuminata, abbiamo utilizzato un violetto chiaro, mentre nella parte bassa stiamo utilizzando un blu leggermente più scuro, d'accordo? Così almeno la rotondità della luna sembrerà più evidente. Come potete notare, io non sto facendo il cerchio perfetto, ma sto... You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Now it's hard to breathe.